YouTube. E Blasco, quello che fa video su YouTube. Buonasera, sera. Inizio proprio questo video ridendo, perché qui mi resta solo che ridere, veramente. Sul serio, amici, sul serio, è solamente da ridere qui, perché non piangere, no, perché no, no, non è il caso, no? Si può solo ridere. Ero pochi minuti fa su internet. No, si vede proprio, internet è un teatrino, è una fabbrica, proprio una fabbrica di dementi. Allora, non voglio dire tutti, però la maggior parte, no? Ad esempio su Facebook o su Badoo, su altri forum così, la gente comune va a sputtanare, no? Le proprie cose personali. Tipo, che so, una persona rimane delusa da un'altra persona, scrive magari quello che gli torna comodo scrivere, no? Per dire: lui mi ha tradito, lui è un farabutto, lui qui, lui là, no? I contatti non è che accennano il cervello, perlomeno, di dire: ma cosa ci sarà di vero, cosa non ci sarà di vero? No, vanno dietro a lei come proprio... Sicché vedi tutti i contatti che c'ha, hai ragione, hai ragione, mandali a quel paese, mandalo a quel posto, hai ragione, te non te la meriti gente così. Ragazzi, ma una volta tanto, ma il cervello, ma non lo sapete accendere. Cioè, voglio dire, ma è possibile che tutte le persone che scrivono lì, che sono deluse, per forza abbiano sempre ragione? Ma non ci può essere che una volta ogni tanto magari si credano di avere ragione ma non ce l'hanno? Allora, non ragionate a senso unico, non seguite sempre la scia, accendete il cervello. Io direi è proprio... è proprio un mondo di cervelli non ragionanti, di cervelli che non ragionano. Cioè, per raccontarne uno, una sera entra in una chat, perché non sono un frequentatore di chat, non mi piacciono, le trovo proprio senza senso. Entrai in una chat room e c'era tante persone, c'era, mi sembra, un centinaio di utenti. Io c'avevo sempre il mio nome, Blasco da Livorno. Si vede c'era una che c'aveva l'odio verso Vasco e incomincia a scrivere: ma perché non al posto di, non so chi morì quel tempo lì, al posto di lui non moriva lui, no? Deve morire lui e ci ridiano lui. Cioè, già da discorsi che fece già dimostra tutto, no? L'intelligenza che ha. Io gli risposi: no, ma... non lo dissi nemmeno con cattiveria, gli dissi: scusa, ma perché non muori te e fai un favore a questa società, no? Perché tanto di stupidi come te c'è, il mondo è pieno. E tutti quelli che erano lì, siccome era un po' che li scrivevano, andarono tutti dietro a lei: te sei uno stronzo, te lì, te là. Poi c'aveva una foto con l'accappatoio, ma non era una foto... cioè, non era niente di osceno, no? Ero con l'accappatoio, ma era tutto chiuso, non si vedeva niente. Tra l'altro era anche una bellissima foto, perché alla fine l'occhio ce l'ho anch'io, no? Per guardare. Era una bellissima foto, insomma, andarono a vedere la foto, cercarono l'appiglio per attaccarmi su quella cosa lì. Ti devi coprire! Devi coprirti, insomma, no? Andarono tutti dietro a lei, perché lei aveva scritto così, allora tutti dietro a lei. Ma questo dimostra che proprio la gente oggi non ragiona più. Cioè, non ragiona più col suo cervello. Se la mia amica di chat scrive che lui è così, allora io vroom, la seguo. Non è che accendo il cervello di dire: ma scarmiamoci, prima di giudicarlo,
ma sarà realmente così o no? No, oggi è così. Oggi è così. Ragionamenti a senso unico, si segue la scia. Ma no, veramente ragazzi, sarà che sono sempre stato così, no? Sempre ragionato con la testa mia, quando qualcuno mi veniva a dire, sai, lei è una, puntini puntini, ma chissà, con me non l'è mai stata, no? Bisogna vedere se sarà, perché se la gente fa presto a buttare fango sugli altri, poi bisogna vedere, magari è una che non c'è stata con tanti, e allora subito viene infangata che è una ta, come io ad esempio. Io siccome sono sempre stato un ragazzo a quei tempi lì, che ci ho avuto tante opportunità, attiravo tanto e quindi ero sempre lo spacciatore, il drogato, il magnaccio, no? Ero sempre così. Oggi addirittura dicono che io ora mi drogavo. Ora l'importante è che ne sono uscito pulito. Ragazzi, mi sono drogato per 20 anni e ci sono uscito così. Allora vuol dire che la droga fa bene. Cioè, dicono che la droga fa male, uccide. A me mi ha fatto bene. Voglio dire, ho tanti anni e non mi sembra di essere così marcio, distrutto. Ci sono ragazzi che hanno 10 anni meno di me che mi sembrano il mio nonno, detto da livornese, no? Quindi a questo punto la droga fa bene, a parte gli scherzi ragazzi, la droga non fa bene. Io non ho mai preso nessuna droga, non mi sono mai drogato, non mi è mai interessato drogarmi. Io mi sono sempre drogato di vita, di donne, di musica, di divertimento, di sballo di vita, quello sì. Io amici vi saluto e volevo dirla questa cosa perché ragazzi è allucinante vedere migliaia, milioni di persone che proprio non ragionano più con il proprio cervello, proprio. Il cervello l'hanno preso sempre se ce l'avevano e l'hanno dato non lo so dove, l'hanno venduto, l'hanno noleggiato, non lo so. Vi saluto e vi mando al prossimo video. Ciao ciao!